Politica, attualità, cronaca. Da oggi in uscita il 14° numero del settimanale del Corriere dell'Irpinia, fondato e diretto da Gianni Festa, dal titolo Schlein, il nuovo PD. All'interno del settimanale, che si può trovare in tutte le edicole della provincia di Avellino, anche un focus sulla politica della città capoluogo. Una pagina dedicata alla ragazza di Montefalcione, morta folgorata nella vasca. Corriere dell'Irpinia di questa settimana si dedica un approfondimento su quello che può accadere con l'avvento della Schlein, la segretaria del Partito Democratico, in Irpinia soprattutto. Nella regione il rapporto Schlein-De Luca è molto rarefatto e quindi su questo abbiamo fatto un focus, ma sulla politica c'è anche un'intervista a Carmelo Conte, l'ex ministro del Mezzogiorno, che è molto radicato in Irpinia. Lui fa una riflessione complessiva sulla situazione politica al momento. Direttore, lei risponde a una domanda. L'Irpinia quale ruolo occupa in Campania? Eh sì, perché sostanzialmente mentre Salernitano avanza anche per la presidenza del governatore De Luca, che sposta tutte le risorse in quella città, in quella provincia, la stessa Caserta beneficia per i contributi napoletani. Napoli oramai è la capitale del mondo, Avellino è ferma al palo. E la città in particolare, con l'avvento del polo logistico, si allontana sempre più, diventa sempre più emarginata e quindi bisogna trovare una cabina di regia che possa veramente far rinascere la città, perché è ferma da molto tempo, anche i lavori sono tutti sospesi. Nell'ultimo numero del settimanale, una pagina dedicata all'ultimo fatto di cronaca che ha sconvolto l'Irpinia e in particolare la comunità di Montefalcione. È una situazione, una pagina drammatica per la nostra provincia, per questa ragazzina di 16 anni. Il paese si è stretto intorno ai familiari, come è giusto che sia, e anche noi abbiamo espresso la nostra solidarietà.